Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continua quella che è la top dei migliori giocatori attuali su FIFA 22, ruolo per ruolo. Ci tengo come al solito a precisare che si tratta di classifiche personali, per cui nei commenti, piuttosto che scandalizzarvi perché manca un vostro pupillo, mi raccomando, dibattiamo su quelli che sono i giocatori che sarebbero dovuti essere in questa top 10 secondo voi. Oggi andiamo a vedere i centrocampisti, e per centrocampisti intendo quei giocatori che possono giocare da mediani o anche da centrocampisti in un rombo all'interno di un 4-3-2-1, meno giocatori che possono fare i COC, perché per quello solitamente si va ad adattare giocatori offensivi nella posizione delicata del trequartista. Quindi, prima di passare a vedere quelli che sono i migliori 10 giocatori che ho selezionato, volevo parlarvi un secondo di Top 11. Top 11 è un gioco manageriale di calcio free to play disponibile su tutte le principali piattaforme iOS, Android e browser PC. È un gioco nel quale saremo noi assolutamente i protagonisti, vestendo i panni di un allenatore, e quindi saremo responsabili di tutte le mansioni principali di un club, per cui andremo ad acquistare e vendere in giocatori, ci occuperemo di farli allenare, ci occuperemo poi anche di andare a schierare quella che è la tattica giusta che ci permetterà di arrivare alla vittoria delle partite e alla conquista di tutti i principali trofei. Inoltre, grazie a Top 11 è possibile anche poter giocare con i nostri amici, sia andando a creare delle leghe, ma anche andando a sfidare quelli che sono gli allenatori sparsi in giro per il mondo. Inoltre sarà possibile creare tutta una serie di campionati amichevoli all'interno dei quali invitare amici, familiari, colleghi, eccetera, per dimostrare di essere realmente il migliore allenatore tra di voi. Inoltre Top 11 è costantemente aggiornato e vengono aggiunte delle nuove feature. In particolare una delle più recenti è quella dei playstyles. Il playstyles ci permetterà di poter andare a sviluppare quelle che sono le caratteristiche dei nostri giocatori in maniera molto specifica, per cui sarà possibile ad esempio andare a creare un regista il quale sarà dotato di tutte le skills necessarie per essere il fulcro, il perno del nostro gioco e guidarci alla vittoria. Quindi ragazzi, mi raccomando, per quanto riguarda, in descrizione e nel primo commento fissato sotto al video troverete il link per scaricare Top 11. Mi raccomando, fatelo, così possiamo anche giocare insieme, ci facciamo magari un bel campionato amichevole, vi aspetto. Bene, dopo questa brevissima interruzione passiamo subito con l'andare a vedere il primo giocatore che ci attende. E il primo giocatore che ho selezionato è N'Golo Kanté, che io ho pagato, come potete vedere all'epoca, 400.000 crediti, ma è una delle poche carte oro che invece è schizzata alle stelle, sta più di 500.000 crediti, e questo testimonia che ci troviamo di fronte a un fuoriclasse assoluto. 1,68 m, normale alto, 2 di skill, 3 di piede debole, che non ci importa tanto, visto che quando andiamo a parlare di Kanté ovviamente ci interessa tutto quello che è il core che si porta dietro. Infatti è un giocatore estremamente rapido, dotato di buoni passaggi, agile, sia palla al piede che non con l'L2 quando va a scalare per poter andare a recuperare il pallone, dotato di un'ottima freddezza, reattività, controllo palla, e in particolare è dotato di un'immensa CPU, come potete vedere a 91 di intercettazioni e 90 di lettura difensiva. Questo vuol dire che sarà sempre onnipresente sulle linee di passaggio per cercare di recuperare il pallone. In più a 93 di aggressività, questo vuol dire che si attacca bene all'uomo fino a quando non gli ha recuperato il pallone o l'avversario che ha mandato al bar, ma questo è un dettaglio. Quindi Kanté assolutamente il miglior centrocampista difensivo del gioco, da utilizzare assolutamente qualora si riuscisse a inserire in squadra, visto che comunque parliamo di un giocatore francese di Premier, quindi anche estremamente ibridabile. Secondo giocatore di questo video è Kevin De Bruyne, un giocatore che non mi sarei aspettato di inserire, ma che quest'anno, visto che il gioco tende ad avere una grossa CPU e dà una mano questo a giocatori anche un po' più offensivi, lui può essere assolutamente schierato a centrocampo, visto che ha delle doti da giocatore totale. Alto alto per lui, 4 di skill e 5 di piede debole, discretamente veloce, ovviamente un grandissimo tiro, degli ottimi passaggi, non agile come Kanté perché parliamo di un giocatore molto più alto, però con delle buone stats di dribbling, stats difensive da rivedere, ma nulla che con un'ombra non si può cercare di incentivare. 74 di forza e 76 di aggressività. Questo può tranquillamente fare il mediano anche in un 4-4-2, in un 4-2-3-1. Licenza di poter anche incidere da mezzala in un rombo e anche lui magari da COC, anche se si discosta da quel discorso che vi ho fatto a inizio video. De Bruyne è veramente fortissimo, l'ho preferito sia a Bruno che a Pogba perché è veramente qualcosa di clamoroso. E proprio parlando di Bruno e Pogba, rimaniamo in quel di Manchester, e al terzo posto io vi vado a schierare Fred. Come vi dicevo nel video di venerdì, questo è un giocatore veramente fenomenale. Alto alto per lui, 1,69, 4,4, quindi diciamo che è un simil Kanté ma leggermente più tecnico. È estremamente veloce, ha un discretissimo tiro,
ottimi passaggi, addirittura 92 di agilità per lui e ottime statistiche difensive, un 90 di intercettazione, però tra virgolette penalizzato dall'80 di lettura difensiva, che significa che comunque è un po' più manuale rispetto ad un Kanté. Poi c'è quel 99 di aggressività che vi fa godere estremamente. Quindi diciamo che se vi serve un centrocampista difensivo e lo volete comunque che sia un po' più versatile rispetto a Kanté, lui può tranquillamente fare da partner per quelli che sono anche giocatori un po' più completi come De Bruyne eccetera eccetera. Quindi diciamo è una sorta di Kanté meno difensivo, un pochino più completo, quindi è meno automatico soprattutto. Magari siete un po' più manuali, prendete lui. Al quarto posto, e diciamo un quarto posto condiviso, perché io ho inserito Bruno Fernandes, ma in realtà se la dibattono molto bene lui e Pogba. Questo perché quest'anno non mi sono piaciuti troppissimo entrambi. Alto alto per Bruno, statistiche difensive che non sono malaccio, 4 di skill e 3 di piede debole. E questo è proprio il problema, ha avuto questo downgrade di piede debole. E onestamente questa carta base di Bruno, secondo me, quest'anno io l'ho provata, l'ho venduta. Il prezzo infatti è anche calato a picco, quindi qualcosa significherà. Onestamente non ce la vedo all'interno delle nostre squadre al momento. Fino a quando non verrà un po' boostato con qualche carta particolare, secondo me sta bene dove sta il buon Bruno Fernandes, nonostante comunque sulla carta abbiate un ottimo tiro, un ottimo passaggio. Bene, dopo aver rischiato la vita, dicevo, questo Bruno onestamente è una carta che vedo meglio magari da CC in un rombo, da COC, ma al quale non affiderei i compiti difensivi, alla quale comunque preferisco De Bruyne in tutto e per tutto. Ma se abbiamo parlato di Premier, mi sembra il caso anche di fare una menzione, anche se isolata, alla Bundesliga, dove troviamo Leon Goretzka, giocatore anche qui veramente completissimo. C'è il triangolo con Davis e Upamecano che lo rende inseribile e ibridabile un po' in tutte le squadre. 3 di skill e 4 di piede debole, alto normale il suo work rate, anche in questo caso un giocatore veramente forte forte forte, 1,89 m, abbastanza rapido, un buon tiro, ottimi passaggi, non agilissimo rispetto ai giocatori che abbiamo visto ora, ma estremamente automatico, nonostante quel 74 di lettura difensiva puzzi un po', ma vi assicuro che questo c'è una CPU devastante, in più ha 88 di forza, 81 di aggressività, per cui parliamo di un giocatore veramente che è tanta 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 roba. Dopo aver parlato di Premier e di Bundesliga, mi sembra il caso di fare un salto nel campionato nostrano, che quest'anno offre veramente una serie di spunti incredibili. E il primo giocatore che vi voglio menzionare è Nicolino Barella. Carta completissima, box to box, centrocampista veramente totale, alto alto, 3 di skill e 3 di piede debole che un pochino potevano essere migliorate. Un giocatore rapido, con un discreto tiro, degli ottimi passaggi, addirittura anche qui 93 di agilità, buone stats difensive, anche qui che possono essere magari un po' boostate con un'ombra, forza 71, aggressività 81. Questa carta può fare tranquillamente sia il mediano che il giocatore un po' più offensivo, magari da mezzala, non lo userei ovviamente da COC. E a far compagnia a Barella c'è il buon Sandro Tonali, che è lievemente dietro secondo me, nonostante le statistiche sembrino un po' più complete dal canto suo, io gli preferisco comunque Barella che ho testato. Normale alto di work rate per lui, 1,81 m, 3 di skill e 4 di piede debole, anche in questo caso un giocatore veramente fenomenale. Molto rapido, un buon tiro, dell'ottimo passaggio, agilità 81, quindi in questo caso magari un po' meno rispetto a Barella, e questo che infatti me l'ha fatto preferire il giocatore dell'Inter, visto che era un pochino più mobile. Statistiche difensive che sono niente male, 83 di aggressività e 87 di forza, anzi in realtà al contrario, ma comunque insomma parliamo di un giocatore che è veramente completo e che io onestamente ho preferito al buon Arturo Vidal. E attenzione, qui tra Vidal e Tonali c'è un grosso parallelismo, perché sono entrambi due giocatori incredibili. Vidal alto alto, 3 di skill e 4 di debole, è un po' più lento di Tonali, ma è molto più automatico, ha più CPU. Quindi in questo caso, se preferite un giocatore più difensivo che faccia le cose un po' da sé, andate su Arturo. Se invece preferite un giocatore un po' più, diciamo, da controllare, quindi da portare in giro per il campo, andate su Tonali, perché vi dà un po' più di soddisfazione, diciamo è un po' più mobile all'interno del terreno di gioco. Quindi comunque parliamo di due giocatori veramente incredibili, sia dell'uno che dell'altro. Completiamo il quadretto con la Liga. Ovviamente non possiamo non menzionare De Jong, messo nella sua versione oro, ma c'è quella Road to the Knockout che è incredibile, ovviamente. 1,80 m, alto normale, 4 di skill e 3 di piede debole, è rapido, ha dei passaggi sensazionali, ha 88 di agilità, ha delle buone stats difensive, pecca un po' in forza e in aggressività, ma comunque parliamo di un giocatore che è veramente clamoroso, può farvi il CC, può farvi all'occorrenza in una situazione magari di necessità pure il COC, anche se non ve lo consiglio, può fare il mediano, può tranquillamente darvi degli ottimi link con magari Dembélé. Insomma è una carta veramente
da lodare, da tenere sott'occhio. Così come è da tenere sott'occhio il suo partner, ossia Marcos Llorente, sempre in Liga, un giocatore anche qui veramente che è devastante. 3 di skill, 4 piede debole, 1,84 alto normale, velocissimo, veramente senza senso le stazzi velocità di questa carta a centrocampo. Passaggi clamorosi, discretamente agile, ottime stazzi difensive, forza 79, aggressività 83. Quindi anche qui abbiamo una carta veramente, veramente clamorosa, che però magari è meno linkabile rispetto a De Jong, che c'ha lo strong link con Dembélé, che è un'altra carta estremamente meta. A concludere questo quadretto, diciamo che facciamo una menzione speciale per un giocatore che è in Ligue 1, che mi sono sbloccato e ho provato, che è il buon Seko Fofana. Onestamente, se questo ve lo riuscite a portare a casa per 70-80k, io vi dico sbloccatelo, perché può sempre tornarvi utile. È un giocatore di 1,85, alto alto, 3 di skill e 4 di debole, veramente qualcosa di incredibile in fase difensiva. In fase di impostazione magari lo sentite che è un po' pesante, però secondo me questo vi può tornare veramente utile. Poi è estremamente automatico, nonostante abbia 78 di lettura difensiva, e su ogni intercettazione, su ogni linea di passaggio in maniera veramente tempestiva, 88 di forza e 83 di aggressività. Quindi un altro giocatore che secondo me può occupare, diciamo, l'undicesima posizione, giocatore bonus all'interno di questa classifica. Quindi, ragazzi, anche stavolta per questo video è tutto. Io vi ricordo in descrizione, nel primo commento, il link per scaricare Top 11 2022, che è disponibile per tutti. In descrizione poi trovate anche i vari link per le live giornaliere sulla piattaforma Viola e degli altri partners. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Un salutone al vostro Riberoschi. Ciao ciao.